Ciao a tutti, io sono Nicola. C'è un po' di confusione perché siamo a margine della conferenza stampa di Acer e quello che vi sto inquadrando in questo momento, anche se forse fin troppo illuminato, è uno dei nuovi Orion Desktop con illuminazione a LED che, come vedete, cambia continuamente colore, ma insomma non è solo questa l'unica novità. Come si intuisce anche dal badge qua in basso, questo desktop monta le nuove RTX di Nvidia. Qua all'interno si intravede la RTX 2080, quindi non esattamente proprio la top di gamma, ma quasi delle nuove schede grafiche di Nvidia che fanno del ray tracing la loro caratteristica principale, oltre al fatto che promettono performance praticamente raddoppiate rispetto alla precedente generazione, se non di più. Qua accanto vedete un altro case, sempre della serie Orion, che sbrilluccica in continuazione. Quindi insomma un aggiornamento che per una volta non è soltanto hardware, ma è anche sul piano estetico, per rendere sempre più zarri, se mi passate veramente il termine, questi desktop di Acer, che non sono comunque l'unica novità presentata qui ad IFA. Parlando appunto di novità, abbiamo qui lo Swift 5. Swift 5 che ovviamente è il rifacimento di un modello che già conosciamo, rifacimento che in questo caso è sempre più leggero, sono 0,97 kg, ottenuti appunto tramite questa lega di magnesio alluminio che devo dire davvero è incredibile. Se lo vai a sollevare sembra quasi di avere tra le mani un mock-up, mentre invece è un PC perfettamente funzionante, come state vedendo in questo momento, è operativo. E beh, a proposito della tastiera, non so quanto riusciate ad apprezzarlo, c'è un po' di flessione effettivamente, soprattutto al centro, anche se non vado ad insistere molto con la pressione, perché beh, insomma, una lega così sottile e così leggera ha un prezzo in termini di solidità, diciamo, strutturale, che si ripercuote poi anche sullo schermo stesso del portatile, come state vedendo in questo momento. È una questione comunque di compromessi. Se volete un 14 pollici così leggero, non ci sono troppe alternative sul mercato. Tra l'altro, notate anche le cornici particolarmente ridotte, sono circa 5 mm, e comunque lo Swift 7 da 15 pollici è riuscito a fare ancora meglio. Peccato che al momento qui nell'area demo non sia presente. Se riusciremo a trovarlo in fiera, vi faremo senz'altro vedere volentieri le sue caratteristiche e soprattutto come appare, perché immaginatevi appunto che questo è un 14 pollici, immaginatevelo da 15 pollici, praticamente nelle stesse dimensioni, quasi stesso peso, insomma ancora più sottile, ancora cornici più ridotte. Leggerezza veramente ai massimi livelli per un portatile che predilige senz'altro appunto la portabilità. Io per adesso mi fermo qui, se ci fossero appunto novità le troverete senz'altro sui nostri canali. Per adesso è tutto, un saluto da Nicola Ligas per smartword.it.